Volevo solo farvi una premessa. Ho pensato tanto se fare questo video o meno, perché appunto in questo periodo non si può fare shopping. E quindi ho pensato, sarà uno svago o sarà una cosa che può pesare. Io l'ho fatto comunque perché ho fatto un sondaggio su Instagram in cui il 94-95% delle persone mi ha detto che le farebbe piacere. Se sentite però che questo può essere un qualcosa di pesante per voi, per qualsiasi motivo, ci vediamo al prossimo video. Però mi piacerebbe davvero sentire il vostro parere su questa tipologia di roleplay, diciamo, che vi porta un po' fuori, all'esterno. E perché vorrei fare altri, però voglio assolutamente avere il vostro parere. Siete, ditemi qual è il capo che vi è piaciuto di più. Sempre qui c'è nei commenti. Vi lascio il video. Salve. Esatto, io sono Chiara. Io sono la sua personal shopper. Se non sbaglio, ho preso un appuntamento per vedere dei blazer e dei vestiti, giusto? Da giorno e da sera. Corretto, perfetto. Allora io partirei subito dai blazer, ma prima la voglio osservare un secondo. Voglio vedere che tipo di fisico ha. Molto bello, ha delle belle curve. Allora, partiamo subito appunto con i blazer. Ce ne sono diversi. Io ho pensato ad alcuni, mi ha detto anche che tipo di lavoro fa, quindi a volte ha contatto con il pubblico, a volte in ufficio. Quindi ho pensato a qualcosa di un po' più da ufficio e di un po' più da contatto con il pubblico, quindi un po' più elegante. Blazer giacca da ufficio. Questa è lana, come vede è molto abbastanza pesante, elegante ma non troppo, anche è in inverno sopra una camicetta, oppure anche in primavera, in autunno, proprio come giacchina, ecco, quindi veramente comoda. Potrebbe essere quasi definito ciak, maniche lunghe, ed è questo, se vuole, è dotato di cintura abbinata, dello stesso tessuto. Passiamo al prossimo, che è questo blazer. Allora, questo di per sé è comunque abbastanza elegante.
questa apertura molto delicata. Ed è molto corto, arriva poco dopo i fianchi. Questo le permette appunto di usarlo in tantissimi outfit diversi, soprattutto quelli con la vita alta. È di un rosa cipria molto elegante e che non attira troppo. E secondo me può essere usato sia in ufficio, sia a contatto con il pubblico perché è molto versatile. Diciamo che la sua eleganza dipende molto anche da cosa ci mette sotto. Se ci mette una canottierina e dei jeans, se ci mette magari un vestitino, una gonna, eccetera, diventa più elegante. Terza opzione che le faccio vedere è un blazer lungo. Si abbottona. Anche questo, l'altro rosa era leggermente più quasi grigiastro, questo è proprio un rosa cipria molto bello, relativamente acceso, proprio pastello, ecco, un colore pastello stupendo. Abbiamo le spalle imbottite. Non le allargherà la schiena, semplicemente permette al blazer di essere un po' più rigido e quindi di risultare ancora più elegante. Questo è molto bello perché si può adattare a tantissimi look. Essendo abbastanza lungo, si può mettere benissimo su un vestito. Oppure il suo uso perfetto è con una camicetta bianca e con i pantaloni abbinati rosa cipria. È proprio il suo, sarebbe proprio il modo perfetto per indossarlo, però comunque è veramente, veramente versatilissimo. E adoro questo pezzo personalmente e anche questo trovo che sia sia d'ufficio sia da pubblico. Quindi è sempre un qualcosa di elegante, ma non troppo, ecco. Glielo faccio vedere un po' meglio, le faccio vedere bene. Quasi un vestito volendo si possono aprire. Le maniche, come vede, non arrivano fino al polso e sono caratterizzate da questo effetto arrotolato.
a vedere un capo che io amo alla follia, molto elegante e attira anche abbastanza l'attenzione perché si tratta di un capo avorio, quindi comunque un colore che attira l'attenzione. Un taglio classico, moderno, infallibile. E si tratta di questo bellissimo, bellissimo blazer con uno scollo alla coreana. Qui sotto ci ho abbinato già una canottierina che secondo me ci sta da Dio. Allora, come vedi anche questo. È molto benissimo, ma proprio benissimo, come le faccio vedere con appunto una canottierina. Questa è una canottierina molto semplice, con dei semplici strass qui, nulla di che però attirano molto l'attenzione. E anche questa lunga, bella lunga, bella svolazzante, leggera, abbinato a un ancora meglio dei pantaloni a vita alta, sia attillati che diciamo a zampa d'elefante, un po' più larghi. È un gioiellino. Questo capo per me è letteralmente un gioiellino. Ha un singolo bottone qui, però adesso glielo faccio vedere un po' meglio sul tavolo. Questo è leggermente, ma proprio leggermente imbottito sulle appunto come le dicevo, per dare una forma dritta che dà proprio il senso di eleganza e di autorità. Questo splendido capo, come puoi vedere, ha questo unico bottone, se lo vuoi allacciare. Caratterizzate dalla ripresa del puntone centrale. Lati. Molto comode anche molto capienti. Appunto è molto lunga. Si abbina veramente in modo semplice grandi risultati, diciamo così. Passiamo ora ai vestiti da giorno. Io ho selezionato per lei. Uno dei miei preferiti è di questo bellissimo rosso carminio.
sono maniche corte, arrivano sopra il gomito, ha una cucitura molto semplice sulla vita, che può essere valorizzata da una cintura. Questo vestito viene infatti con, diciamo che più una cintura, è quasi una fascia, che non mi faceva impazzire, preferisco una cintura, se vuoi gliene mostro alcune, però può essere resa più o meno elegante dalla stessa cintura, oltre che dagli accessori. Quindi se lei mette una cintura a tinta unita, magari nera o di questo stesso colore, oppure può essere di un colore leggermente più scuro, più chiaro, un bel marrone, andrà a rendere questo vestito molto, diciamo, sensuale, perché appunto lei comunque si definirà il punto vita, e questa, comunque questa parte rimane bella attillata. Invece se vuol metterci una cintura gioiello, metterà un vestito un po' più elegante. Questo vestito è molto adatto a praticamente qualsiasi stagione, a parte la stagione caldissima e forse quella freddissima. È adatto veramente a tutto, perché comunque ha le maniche corte, quindi quando c'è un po' più caldo può toglierci ciò che ha sopra e rimane comunque a maniche corte. D'altro canto ha un tessuto comunque abbastanza spesso, che permette che lei possa rimanere al caldo. Molto bello, glielo faccio vedere bene sul tavolo. Così posso farle vedere meglio la forma della gonna, e questo effetto sfasato dato principalmente da queste due cuciture che creano queste meravigliose pieghe, leggermente effetto scolare. Arriva circa a metà la coscia, un po' più giù. Si può indossare sia con o senza collant, dipende dalla stagione, dall'occasione. E appunto qui abbiamo il punto vita, la cucitura della cerniera, che si ferma alla fine della schiena, è portata giù lungo tutto il vestito, insieme alle altre due cuciture che permettono alla gonna di allargarsi. Il secondo vestito che le voglio proporre è di questo splendido, splendido, splendido color mattone. Io sto parlando di questo vestito qui. Anche questo è un vestito molto semplice, veramente semplicissimo, quindi anche semplicissimo da abbinare. Questa parte è un po' più, diciamo, opaca, però per arrivare a questo leggero arancione spento satinato, di questo tessutino molto leggero, ovviamente ce la veste sotto.
E sotto di questo le consiglio magari una canottierina di quelle termiche. Anche le maniche, come vede, sono di questo tessuto, ma senza sottoveste. C'è un semplice bottone e viene ripreso il tessuto del sopra. Ultimo vestito per quanto riguarda il giorno è un vestito che io personalmente dagli altri, non si tratta più di una tinta unita, non si tratta più di qualcosa che le sottolinea la vita, ma è un capo che va dritto, 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 dritto. Non, diciamo che si appoggia alla figura senza sottolinearla. Le maniche lunghe, e questo è adatto moltissimo all'inverno. Anche più rigido, anche alla primavera e all'autunno. Infatti, la sua particolarità è questo collo alto, molto comodo magari quando si vuole tenere caldo il collo, ma non si vuole tenere. Può essere utilizzato anche con una maglietta attillata sotto, una maglietta termica, anche con le maniche, per questo è veramente comodo d'inverno. So che d'inverno si tende sempre magari a imbottirsi di cose, si sente sempre un po' pinguini. Invece questo è veramente comodo. Anche questo, il più semplice da abbinare, questo Colland, stivaletto. Scarpette con il vellutino nero e un pochino di tacco, qualsiasi scarpa nera, e lei ha fatto il suo look finito. Una bella giacca grigia o nera o bianca, perché no? E il look è fatto, facilissimo. Abbiamo una splendida, splendida, splendida fantasia anni 60, molto inaspettata in questo periodo. Sulle maniche abbiamo questa riga, questo centimetro completamente bianco, piccolo particolare. Volendo, questo vestito potrebbe essere double face con piccoli accorgimenti come il taglio dell'etichetta. È fatto veramente. Come vede, non è lunghissimo, infatti arriva a metà coscia, ma può scegliere lei se indossare con più o meno denari. Eccomi tornata, infine passiamo agli abiti da sera. Questo
Ne ho scelti due per lei. Uno che mette in evidenza un po' più le gambe e uno che mette in evidenza un po' più il seno. Il primo, veramente meraviglioso, è questo pezzo. Come vede, è un vestito abbastanza corto. In cui è sottolineato il punto vita. Abbiamo una leggera gonna a palloncino che però le assicuro mostra benissimo. Le spalle, anche queste, sono leggermente a palloncino, qualcosa di leggerissimo. Come vede, non ha assolutamente scollo, perché si concentra molto sulla parte bassa, infatti questo vestito arriva nella prima parte della coscia, non dico proprio mini gonna, ma 2-3 cm massimo più in basso. Una bellissima manica a tre quarti ed è sempre caratterizzato da queste pieghe, queste cuciture particolari, vede? Che qui dopo le faccio vedere meglio. Comunque il tessuto è quasi lucido, molto particolare, sembra quasi pelle, ma non lo è assolutamente. E dietro abbiamo una classica cerniera. Si infila tranquillamente. Adesso ve la faccio vedere meglio, le faccio vedere anche le tasche sul tavolo. In questo modo riesce a notare molto di più la sua caratteristica principale, questo dettaglio, queste pieghe che diciamo mettono in risalto la vita, perché vanno qui e poi riprendono più in basso. La gonna, come puoi notare, leggermente a palloncino, non tanto, sembra sia tessuto. E ha due comode tasche, anche questo è molto ampio. Le maniche tre quarti permettono l'adattamento di questo vestito a quasi ogni stagione. Voglio farti notare il particolare di queste pieghette, anche presenti anche sulle maniche, queste cuciture particolari, e anche sulle spalle qui, che danno un effetto un po' molto, molto, molto bello. La mia ultima proposta di oggi. Yeah, I'm
cui ci si può mostrare un po' di più. Questo le assicuro, le fa fare proprio la sua figura in maniera bellissima. Eccolo qui. Come vede, abbiamo uno scolla V molto importante, la giacca proprio come se fosse un blazer, quindi è abbastanza vertiginoso, ma rimane comunque fine ed elegante grazie alla sua forma. Il punto vita è sottolineato da questa cintura e sotto a questa gonna lunga, esatto, lunga, perché ed arriva sotto le ginocchia, ma un bellissimo spacco dietro, una meraviglia. La cosa che le consiglio di fare assolutamente con questo vestito, come avrà già intuito, è di mettersi un intimo nude, assolutamente, poiché ammetto che è leggermente trasparente. Comunque lei non nasconderà le sue forme, ma non c'è nulla da nascondere. Esatto. E questo, tra l'altro, della collezione scorsa, quindi viene solo 30 euro. È un affare questo. Gli altri sono un po' più cari, ma questi è un affare incredibile. Ha questa manica a tre quarti. Anche le spalline imbottite, queste sono abbastanza imbottite, devo dire che lo stilista ci ha dato dentro con l'imbottitura, però no, non le darà, diciamo che è un'imbottitura molto che è semplicemente in alto e non sul braccio come alcune. Sì, esatto, la differenza tra queste e quelle anni 80 fondamentalmente semplicemente è un rinforzo alla spalla superiore. Bene, vi faccio vedere alcuni altri particolari sul tavolo. Eccolo qui, questo splendido, splendido, splendido molto sensuale. Tra l'altro questa cintura è utilizzabile anche sopra altri vestiti, quindi è molto comoda da avere. Bellezza delle maniche che arriva poco sopra il gomito e per me è proprio degna di nota la gonna a tubino aderente, molto sensuale. E sul retro, come le dicevo, un leggerissimo spacco, molto da tailleur. Come può notare, cintura veramente sottolinea tantissimo la vita e il distacco fra la parte superiore e la parte inferiore, la parte scollata e la parte aderente. Molto affascinante questo vestito, molto particolare, adatto sicuramente a non tutte le occasioni, ma per alcune incredibili. Diciamo così, questo ce lo vedo tantissimo con un paio di décolleté nude, senza collant, senza niente.
per dare molto risalto e molta lunghezza. Molto bene. Cosa ne pensa? Vuoi vedere qualcos'altro? Io queste sono le cose che volevo mostrarle io, però mi dica lei se vorrebbe. E poi rifletteremo.